tranquilli, non mi sto annoiando. Video, come promesso, vi trovate nella nuova rubrica dedicata al canto. Dal titolo vi ho promesso un esercizio che vi cambierà la voce in pochi minuti ed è veramente vero, non è vero per finta. Come avete visto prima, che cosa stavo facendo? Stavo sbuffando. Che direte? Ma che stai facendo? Un esercizio molto molto utile per la voce, un esercizio chiamato il lip roll. Voi direte, Melly, ma che serve? Se sembra una sciocchezza, ma è uno degli esercizi più utili che io abbia mai sperimentato in tutta la mia vita. A cosa serve? Serve a sciogliere tutti i muscoli che usiamo per cantare, tra cui ovviamente le nostre corde vocali. Insegna al diaframma e alle corde vocali ad essere connessi, a lavorare insieme. Aiuta le corde vocali poi a non affaticarsi quando andremo a cantare. Riscalda il registro alto, quindi poi le nostre note alte saranno molto più calde e molto meno faticose da affrontare. Come fare questo esercizio? Esercitatevi all'inizio anche senza emettere alcun suono, facendo solo, diciamo, il verso, per iniziare a capire il meccanismo di questo movimento, perché sembra una sciocchezza, ma in realtà è molto difficile. Fate. Se all'inizio troverete delle difficoltà a mantenere questo continuo, vedrete, a volte vi si spezzerà, a me succedeva un botto di volte, potete aiutarvi con le dita posizionandole qui, diciamo, facendo un po' di pressione. Vedete che l'esercizio sarà più semplice. Una volta che avrete magazzinato questo meccanismo, questo movimento, iniziate ad aggiungerci le note, potete aggiungere quelle che desiderate, anche suoni. Comando, trattandosi di un esercizio, non sforzate la voce, non esagerate col volume, non esagerate con niente, è un semplice esercizio, quindi andateci molto rilassati, perché serve soprattutto a rilassarsi questo tipo di esercizi. Quindi sarà divertente, sarà buffo, vi sentirete degli idioti, ma non vi preoccupate, perché io vi assicuro, almeno per me, i risultati sono veramente ottimi. Se vi posso dare un altro piccolo consiglio, prima di affrontare un brano e siete un po' tesi, non vi sentite ancora mentalmente rilassati e pronti per affrontare quel brano, cantatevelo in questo modo per 3-4 volte. Per esempio, sulla cover che ho fatto, Ciao Adios di Anna Marie, a proposito vi lascio il link da qualche parte, il ritornello. Qualsiasi brano voi vogliate affrontare, e poi vedrete che questo esercizio vi farà la differenza. Se questo consiglio vi è sembrato utile, mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E se avete altre domande o se avete voglia di affrontare un argomento specifico, fatemelo sapere qui sotto, qui sotto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate uno stra like e mi raccomando, iscrivetevi al canale, non mi fate arrabbiare. Ciao, Fisai, ciao, a presto!